il titolo giusto e la copertina giusta. C'è un lavoro. Ma infatti io volevo sapere da voi, secondo voi quanto è giusto che il titolo giusto e la copertina giusta, il famoso fenomeno clickbait. Sì. No, cioè, io ti portino a vedere un clickbait video, lo sconsiglio. Per me no. No, però. Però il titolo giusto. Copertina, sì. Che più rappresenta il video, poi magari vedi e sembra che la gente non la clicca, allora devi pompare quel lato lì. Da una parte è giusto perché il video tu non lo fai per te, lo fai per il pubblico. Infatti. Quindi deve piacere a loro, non a te. Cioè, deve piacere, è brutto a dire, deve piacere a te. Io non faccio video che non mi piacciono, sì, non faccio come te. Però devi capire anche che ti sta guardando un utente. Secondo me, guarda, il clickbait è giusto farlo. Dipende. Se poi. Aspetta. Infatti, poi mantieni le aspettative. Cioè, è giusto farlo se poi all'interno del video effettivamente hai fatto quella cosa. Ma non che è un clickbait lì, no, clickbait nel senso, lui che mette la cosa rossa potrebbe essere una piccola forma di clickbait. Sì, cioè, che ti cattura l'occhio e ti viene voler è intelligenza. Hai sfruttato. Cioè, bisogna capire allora cosa uno definisce. No, clickbait diciamo che è. Mangia magari, click, cioè devi voler cliccare quella rossa. Secondo me, clickbait è che quando hai un video di 10 minuti accade un particolare, magari di 5 secondi, che è magari uno cade. Sì, in quel momento, esatto. Okay. Uno cade, tu metti. È caduto lui. Esatto, è caduto. Si è ecco, quello lì sarebbe clickbait. Ora cade Michele scrivendo. Però c'è da dire sui clickbait, secondo me. Però se poi avviene quella cosa, non ci sta. No, okay. Però perché però 10 minuti. Per 10 secondi un po' fastidiosa. Sì, o è veramente dubbio. Epica questa cosa. O che è, vale 10 minuti. Quello lì esempio secondo me. Io dipende, se poi io apro il video ha valore, ok. Sì. Se apro il video non c'è niente. E non c'è niente, mi arrabbio. Però a me capita, io seguo molto YouTube America. E ci sono youtuber che fanno uso di diciamo, è caduto il tizio. Okay. Però poi apro il video e il video ha valore. Ci sta. Esatto. Mi ha dato la possibilità di vedere quella cosa di valore. Però se apro il video e. Poi secondo me adesso sta contrastando un po' il clickbait YouTube per il fatto che dà tanta visibilità ai video che vengono visti fino alla fine, ok, o per tanto tempo. Sì. Quindi se tu hai comunque... Per questo parlavo del video di valore, esatto. Se apro comunque il tuo video, esatto, c'è qualcosa, certo. Sto dando conferma alla tua tesi appunto perché se tu hai il titolo figo e poi ci clicchi e dopo 10 secondi esci... Allora YouTube non ti sponsorizza. Sì, ti penalizza. Se invece, come dici te, il titolo è super clickbait, ma dopo il contenuto è altrettanto valido, allora a quel punto si crea un circolo virtuoso. Per aggiungere un po' di pepe a quello che hai appena detto, io cerco di utilizzare sempre ogni 10, 15, massimo 20 secondi una scena che mantenga sempre lì lo spettatore. Quindi ho un cambio di telecamera piuttosto che un vaso che cade, no, piuttosto che io che urlo. Ogni 10 secondi. Ogni 10, 15 o massimo 20 secondi cerco di fare qualcosa di diverso. Non so se a voi vi è capitato, a proposito di questo che dicevi 10-20 secondi. Diventando utenti di YouTube, perché noi in primis siamo utenti di YouTube. Quanto vi sia abbassata la vostra attenzione? Io per esempio ho difficoltà adesso a vedere un film su Netflix di 3 ore. Madonna, questa cosa è una cosa incredibile. Io ormai i film li uso come se fossero serie TV. Di skip, okay? No, cioè guardo 20 minuti al giorno. Io ho difficoltà. Una cosa per cui mi sento malato è che non riesco quasi più a vedere le cose se non metto 1,5 per. Cioè, no, io questo no. Vedi, è perché vogliamo tutto subito, tutto veloce. Io guardo i video, dico, ho 10 video dal mattino già da vedere, mentre lavo i piatti già ne devo vedere 2, perché sennò non... Quindi fanno 2 per. Ne parlavo con un regista. Però mi sento strano. Diceva, com'è possibile, voi youtubers fate un video a settimana, due video a settimana, non è una cosa assurda, voi producete dei piccoli cortometraggi, tra virgolette, non voglio offendere i registi, che non abbiamo nulla da confrontarci, che è tutta un'altra cosa. Diciamo, com'è possibile produrre così tanti contenuti in così poco tempo? Diventa stressante proprio per il cervello. Però posso dire una cosa? Sì. Secondo... Sì. Secondo me, allora, ovviamente con i social, con le storie di Instagram così, abbiamo l'attenzione sempre più bassa, ma allo stesso tempo io, che sto diventando grande, diciamo, rispetto a 10 anni fa, grande nel senso che apprezzo continuamente di più i contenuti anche lunghi, che magari non li guardo, ma li ascolto come i podcast, o come i quattro chiacchiere di Montemagno, come questo video che è fantastico. Che magari non lo stai a guardare perché da vedere non c'è tanto, ma piuttosto magari mentre lavo i piatti o mentre sei in macchina
Sì, esatto, io sono assorbi più, informazioni. Sono più un consumatore di podcast che di, esatto. Cioè se ho mezz'ora da dedicare a qualcosa ascolto il podcast. Quindi secondo me è strana questa cosa, perché appunto quando guardiamo lato, magari vogliamo tante cose che visivi, perché vuoi appagare anche l'occhio. Esatto, però dall'altra parte se invece usufruisci di un contenuto perché vuoi imparare qualcosa, a quel punto anche se è lungo tu magari lo ascolti. Sì. Infatti Montemagno io lo ascolto sempre senza guardare niente. Ah, esatto. Anche Tavernini, esatto. Ultimamente sta facendo un sacco di video molto interessanti, secondo me. Lo butto dentro qua, basta, io lavoro, monto i calcetti, intanto. Quindi c'è questa doppia cosa che sta nascendo, secondo me. Soprattutto magari per i trentenni come noi, mentre per i ventenni o ancora più in basso, i contenuti devono essere proprio super accattivanti, veloci e così via. E tra l'altro tutto questo deriva, anche la pubblicità fa il suo effetto, nel senso una volta la pubblicità sulla TV durava 30 secondi anche adesso, anzi prima c'erano i caroselli, dopodiché sono arrivati i social e adesso se ci pensi su YouTube la pubblicità ti deve colpire nei primi 5 secondi. E su questo il web come ha cambiato anche il mondo della cinematografia. Se guardi alcune serie di Netflix, alcuni film di Netflix, l'attore parla in telecamera con lo spettatore, un po' come uno youtuber. Ok. Ho provato a vedere qualche film così. Visto come ha cambiato il modo di comunicare, cioè pensare che il web abbia cambiato il mondo della cinematografia, assurdo. Cioè l'attore parla da lì come se fossero youtuber. Cioè l'attore sta parlando. Non ci avevo mai pensato. È assurdo, cioè valuta qualche serie di Netflix. E comunque la cosa delle pubblicità è ancora più incredibile quando sei su Instagram, tipo sulle storie di Instagram. Cioè lì proprio tu clicchi così, devi beccarti nel primo millisecondo. Ultimamente non lo sopporto. Quindi a questo riguardo voi vedete l'audio come trend del futuro, presente barra futuro? Quindi ci saranno magari social dedicati solo a quello, o i social rimarranno secondo me attuali? YouTube non lo reputo un social, però secondo me è quello più longevo. Sì, perché continua un po' tutto: audio, video, foto, musica, arte in generale, cioè c'è tutto. Ma poi prova a pensare anche le norme che stanno mettendo adesso su YouTube. Tanta gente dice ma che palle, continuano a mettere dentro cose. Intanto è il primo che inizia a tutelarsi, a creare un piccolo castello che... Perché YouTube è ancora qua da 10 anni? Perché è quello che prima di tutti ha creato quello stacco di andare a favore delle leggi, a favore della privacy, bambini, tutte quelle robe lì. Tra 10 anni sarà qua ancora, mentre invece TikTok magari scoprirà una multa, poi crolla tutto, poi magari non succede, però... Su Facebook infatti credo che Facebook resterà in piedi solo grazie ai gruppi. Oppure per anche le cose politiche vanno tanto. Mentre Instagram io non lo so, parlo emotivamente, secondo me muore. Sì? Secondo me, emotivamente, secondo me a un certo punto si stancano tutti, perché chiede troppo all'utente. Chiaro. Guarda, secondo me basterebbe che Instagram si svegliasse domani, alzerebbe la reach organica, tutti tornano su Instagram subito. Dai, figa, Albe, guarda il TikTok. Ma scusami, arrabbiando. No, mi incazzo perché scusami. Abbastanza che Mark si sveglia la mattina, alza l'asticella della reach, tutti tornano su Instagram subito. Ok, però posso dire questa cosa. Vai, tutto io lo dico, posso dire. Vai. Questa cosa qui era Instagram di 5 anni fa, dove la reach era altissima. Esatto. Adesso loro per non morire basterebbe che alzano quella leva lì. È matematico che riprende. Come fanno a riprendere? Però, se la gente pubblica e no, comunque è vero. La puoi dire una però cosa. Guarda la reach di TikTok, dai. Sì, aspetta, però TikTok sta crescendo come piattaforma, Instagram è già avanti, capito? Ci sono già create determinate dinamiche, le persone sono già al top, alcuni utenti. Sì, sì. Però secondo me, guarda, basterebbe loro aumentare la reach, se loro aumentano, ma anche YouTube stessa, aumentasse la reach organica, non a pagamento, avrebbe molto più gente che entra dentro. Sto urlando troppo. No. Dai. Oh, raga, si sta scaricando la batteria, tra l'altro. Andiamo a mangiare. Ma la chiudiamo, come non c'era un inizio, non c'era una fine. Finisci. Perché ancora non troviamo la fine noi. Stanno appeggiando. Ci abbiamo fame, basta ste quattro chiacchiere. Quattro persone, quattro chiacchiere. Ciao. Basta. Ciao.
Davvero, è finita. Raga, lasciate like e iscrivetevi al canale per altri contenuti così.